Kiki, let's go! È ora di fare un bagnato al tuo perrito. Non posso registrare, per favore. Perché? Perché sì. Vai! Saluta. Ciao. Andiamo. Voi non avete visto niente. No, dai, cosa fai? Andiamo, dai. Aghi, tu sei il prescelto. Sei pronto a fare un super super bagnetto con quel dentiastorto bellissimo che c'hai? Quando lo potrò fare? Cosa? Tra un po'. Andiamo, signorino bellissimo. Andiamo, Kiki. Oh, sembra che c'è il paradiso. Ciao, ragazzi. Ciao Selinas, come state? Bentornati nel mio canale. Oggi siamo qua con un altro nostro amico, un peluche cuccioloso, Oghetto. E deve fare il bagnetto e anche il taglio del pelo. Fede, piano con Oghetto. Niente, quindi adesso abbiamo anche la Kiki, la Sele, c'è anche Troy di là, dopo ve lo faccio vedere. E niente, dai, oggi passiamo al bagnetto. Ringraziamo anche il regista Tri, così penso vada bene. Allora, Oghetto, sei pronto? Secondo te è meglio se tagliamo prima o se facciamo prima il bagnetto? Se no? Tagliamo prima o il bagnetto? L'ho bagnato? Così. Tagliamo subito? Sì. Dove sono le forbici? Beh, una persona normale farebbe prima il bagnetto e poi dopo di tagli i capelli. Sei sicura? No, una persona normale. Come infatti sei così? Anche te, tipo anche una persona normale. Fai come me. Anche la persona. Fai allora. Ok, facciamo il bagnetto allora. Inizia. Allora, adesso accendiamo l'acqua e aspettiamo che si riscaldi un po'. Non troppo caldo, ovviamente. Mamma, vai. Tocca? È fredda? Sì. Ok. No, non ancora. Cosa l'acqua? Cosa? Diglielo a loro. Lo stiamo facendo? No, no, qua. Butta l'acqua. Che carina. Ciao. Un bacino. Ok. Abbasso un pochino. Ma c'è sempre cosa fa? La velocità. Ok, ci siamo. Se ne metti tu. Però non mi ha detto che usi al pelo, ok? Oh, ma quanto siamo morbidi, Oghetto! Che carina! Oh, dai un po', mi messo un muso. Abbiamo tutto il muso sporco! Ma non si sporca veramente tantissimo, sento che poi è bianco. Si sporca veramente tantissimo quando poi piove e si fa le girette, sai, sempre più sporche. Dai, amore! Alla fine questo si bagna? Sì. No, guarda che andava bene lì. E so, che abbiamo oggi? Forbici? Non è meglio. C'è la serie che... Oh, oh! Ah! Scele! Ma che cosa fa oggi? Bravissima, ok. Perfetto. Adesso Ghetto è tutto bagnato. Ed è pronto al taglio. Cominciamo. Lo tagliamo giusto un pochino, Allora, adesso noi gli tagliamo i nodi e gli diamo anche una puntatina. Guarda che fare in modo. Io lo volevo fare tutto, però... Mia mamma ha detto di no, non se ne va a piano. Ok, adesso noi ci impieghiamo un pochino a tagliare i capelli. Ci vediamo tra un po'. Tra poco tagliamo anche un pochino di peletti sul musetto perché è tutto sporco. Le lagagne.
questo è perché siamo in zona rossa. Sono arrivato proprio dalla toilettatura. Mi sta seccando la pluma. Non bacio la mamma. E l'altro non le bagna. Più bello, eh? Nonna, puoi bagnarsi. È più bello, nonna. Nonna, puoi bagnarsi. Questa corda non puoi bagnarsi. Sciuscio. No, 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 sta sciuscio. Pluma, questo sembra più cattivo. Secondo me dopo lui ha paura. No, stai esistendo. Sì. Ciao. Rolli, hai portato con Bart. Quello mio! Quello tuo, scusami. Ha detto che trovi il suo. Oh, quello tuo? Quello mio. Te lo devo. Allora, adesso abbiamo finito di tagliare con queste. Infatti, ovviamente qui non trovo il suo shampoo, quindi uso quello che ho comprato per Troy, ma che appunto ancora non gli posso fare il bagnetto perché bisogna aspettare cosa, un tot di mesi o un tot di bacini. Dopo chiederò al veterinario che deve vedere questi giorni. Niente, andiamo con lo shampoo. Ok, sei bello, l'abbiamo proprio ripulito perché ha un sacco. Allora, scaldiamo l'acqua. Abbiamo finito di tagliare, lavare tutto, adesso è arrivato il momento di asciugare Oghetto. Oghetto, c'è stato un file, però ce l'aspettavamo perché erano veramente tantissimi nodi e quindi noi con le forbici abbiamo potuto tagliarli, solo che gli erano rimasti veramente troppi buchi ed era bruttissimo da vedere. E non è la prima volta che lo tagliamo così. E dai, sarà bellissimo lo stesso. Dai, smetti la rubrica. E abbiamo qua tutti i peli, se volete, di una piccola pecorina. Così mia madre aveva anche la prova che ho dovuto pulire per forza il bagno visto che me l'ha ordinato. Oh, breve risciacquata. Ok, pronti, asciughiamo. Risultato finale, un po' senza peletti, ma tanto lui gli ricrescono velocissimo e ne aveva proprio bisogno. È vero amore? È vero? Eh sì, eh. Abbiamo anche trovato una delle sue magliette di quando era un po' più piccolino. Troppo carino. Manda un bacio amore, manda un bacio. E che abbiamo qui? Che abbiamo qui? Oh, ma chi è questo bel bimbo? Oh, ciao ciao Selena, lasciate un like. Like che è stato con i like. Senti, hai bisogno. Ah, però non avevo mai sentito il mio video.
E niente, sinceramente mi aspettavo sarebbe stata un pochino più noiosa la cosa, ma invece dai, ci siamo divertiti, il ghetto è pulito, 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 è bellissimo. Qua abbiamo appunto la Kiki che mi ha aiutato tantissimo, e anche Cri mi ha aiutato tantissimo. Trai, no, la scarpa. Trai un pasticcione. Appena lui potrà fare il primo bagnetto, ovviamente tranquilli che lo registro e ovviamente così facciamo una cosa... No, così? Com'è che si dice? Così... congeliamo il momento. Avete capito? Lo scriverei qua. Lo scriverò qua se mi ricordo, sì. Ah, la mia scarpa, trovi. Lascia. Grazie. Oh, gli sto facendo imparare a fare seduto. Per adesso molto spesso lo fa con l'aiuto dei croccantini, perché lui è un mangione. È vero che sei un mangione. E niente, comunque anche in 6 giorni dobbiamo dare... comunque in 6 giorni appunto dobbiamo portarlo dal veterinario e ovviamente penso proprio che vloggerò. Niente, basta ragazzi, noi vi salutiamo, vi auguriamo una bellissima giornata. Se questo video è uscito un pochino più in ritardo è perché appunto non pensavo che avremmo sbagliato a tagliare i capelli, cioè i peli di Oggy, però appunto vi ho spiegato il motivo, ci voleva. Vi amo e ci vediamo al prossimo video.